Devo dire che ambedue le squadre stanno fornendo uno spettacolo degno di questo nome. Adesso anche il pubblico vuole iscriversi a dare spettacolo in questa parte finale. Sandro Nicevic la dà per Basile, ci prova da 8,5 metri. Gianluca Basile non ha senso, è un tiro ignorante ed è a segno per l'Upea. Non ho parole. Cioè, se lo sbagli, non ho parole. Questo è un tiro che vale 3 punti, ma per la bellezza. Cioè, intanto palla persa da 6 secondi. Baldirossi deve attaccare, poi ci mette un braccio, 2 secondi. Bravi, 2 secondi al termine. E lo randinà. Grande difesa di Capodorlando con Arci e Nicevic che veramente riescono a condizionare il passaggio degli avversari. 81-77, 2 secondi per costruire questo attacco. Ovviamente vuole disegnarlo coach Buscaglia, poi rimarranno 50 secondi alla fine. È una partita davvero incredibile, giusto per mettere a dura prova le nostre coronarie. Noi volevamo assurdo, una partita tranquilla. È assurdo vedere un tiro da 3 punti come quello. No, devo dire che non è la prima volta. No, che ecco, fanno, vedi, però... vedi in questo momento c'è il replay. Sì, la chiede, la vuole. La vuole, capisce già che deve tirare. Quasi quasi il difensore arriva in ritardo. Sì, quasi, ma quasi dice, ma che me, fa? Tira. Sì, le dice tira pure, tanto da lì. Però ecco. No. Il canestro è amico di Gianluca Basile, 12 punti per lui. 4 triple. Che sono fondamentali in questo momento a tenere a galla Capodorlando nel momento più difficile della gara. Ricordiamo che le triple di Basile, se vai a vedere nell'arco, nell'economia sì, della sono gara, state molto scientifiche, sempre, come anche i canestri di Soragna. Di Soragna, che sono stati veramente. Volevo dirti una cosa a proposito della classifica: tu più volte hai fatto riferimento alla differenza canestri, che probabilmente solo un folle poteva pensare di ribaltare. Però sì, per Capodorlando è importantissima vincerla, perché al di là di tutto magari Trento poi vincerà la stagione regolare, ma Capodorlando manterrebbe quel secondo posto, certo, che è importantissimo, è un importantissimo perché Biella dietro c'è Verona, e Verona possono, certo, possono agganciarla, certo. PJ Elder ci prova anche lui con un tiro ignorantissimo che prende solo il ferro, e c'è poi un fallo adesso deciso di Forrai su Sandro Nicevic. E allora adesso Nicevic, che stasera non è andato granché dalla lunetta, Adesso ha la possibilità, anche se, non so, sì, sono tiri liberi. No, consideravo che forse non aveva neppure preso il ferro, quindi era un'infezione 24 secondi e si poteva ripartire. Ma non te lo saprei dire. Adesso c'è comunque Nicevic che va in lunetta e tutto il pubblico in apnea in questo momento. E ancora non è chiusa, assolutamente chiusa, no. Devono rimanere in apnea tutto il pubblico e anche noi, Sergio, e intanto metterli entrambi se possibile. Va infatti il primo. Il pubblico accoglie con una liberazione questo tiro libero di Sandro Nicevic, riporta l'Upea sul più 5, 8-2-7-7. Sbaglia il secondo e riparte Trish. Bisogna era all'angolo Forrai, il fallo ben speso da Gianluca Basile su Trish. È il quarto di squadra per l'Upea, primo di Basile. Tutte e due le squadre se ne vanno in bonus anche per controllarsi questo rush finale. Adesso 18 secondi per tirare, 38 alla fine. Baldirossi, la palla per BJ Elder dalla sua mattonella, ci prova da 3 punti BJ Elder. Elber lasciato tirare però da quella che è la sua il suo punto di forza. Mays, da palla per Teo Soragna, gli arriva addosso Forrai e il fallo speso forse ingenuamente da Forrai. No, Sergio, lo voleva, adesso rimangono 21 secondi, voleva assolutamente fare fallo, anzi forse si lamentavano che l'arbitro non fischiasse, perché se ne sono andati diversi secondi. 21 secondi alla fine, più 2 Upea, 82-80, 2 tiri liberi per Teo Soragna. È importante mettere dentro il primo. Che va. Adesso c'è una tripla di differenza fra le due squadre. E quindi poi Capodorlando probabilmente spenderà anche lei fallo per avere la palla, dice, alla fine. Sì. Beh, bisogna vedere, con 4 punti di vantaggio. Beh, non li fanno tirare da 3. Ah, 4? No, certo. Messo anche il secondo, non tremano le mani di Teo Soragna. 12 punti per lui, 4 punti preziosissimi per l'Upea. 84-80, 21 secondi al termine. Basile 12, Soragna 12.
3 di Benevelli, 14 di Sandro Nicevic, 25 per due Meis, poi 5 di Portannese, 11 di Arci e 2 di Rudy Valenti in questa serata. Dalla parte opposta 19 di Trish, 26 per Pascolo, 9 di Baldirossi per Forrai, ci sono 7 punti, 15 di BJ Elder, quasi tutti in quest'ultimo quarto, poi 2 di Lechtaler e 2 di Spanghero. Mi pare che ne aveva 4 BJ Elder, quindi 11 punti solo nell'ultimo parziale. Sì, infatti 11 punti determinanti per riaprire la gara per Trento, ma sicuramente Elder lo conosciamo da tempo, non è giocatore da prendere sotto gamba, sai benissimo che in qualsiasi momento può inventarsi la giocata che può indirizzare la gara a proprio favore. Quante volte abbiamo parlato di apnea stasera? Tante. Questi 21 lo sono però sul serio. Ripartiamo con le ultime due azioni del match. Vediamo che cosa ha scelto coach Pozzecco, che poi ci racconterà sicuramente in sala stampa di non aver scelto nulla, che ha dato ai propri giocatori. Intanto Trisce va ad attaccare il ferro, forse lo sfondo non fischiato, alla fine c'è il fallo di Nicevic, credo, o di Basile, vediamo un po'. Comunque un fallo dell'Upea. Dunque 12 secondi e mezzo, due tiri liberi per Trento con Baldirossi. Sì. Prova il primo la capolista, che comunque perde qualche secondo, fiata in questo momento, c'è da asciugare le mani, il caldo. Bisogna è stare tantissimo. Attenti al rimbalzo adesso, se realizza il primo e poi ci sarà anche. Allora parte Baldirossi con primo sbagliato, c'è un boato da gol praticamente. Devo dire che deve metterlo adesso il Baldirossi. Pallone in questo momento pesa per un lungo il tiro libero, non è che fa una delle sue principali. Sbaglia il secondo, ha rimbalzo, ecco, il rimbalzo è importantissimo e c'è il fallo su Arci. Bravo Pascolo. Da Pascolo fa un fallo giustissimo, cade male sulla caviglia, sì. Un pochettino Arci. Vabbè, prende forse pure lui il fiato adesso. 10 secondi al termine, 84-80, due tiri liberi, 0 su 2 di Baldirossi. Sanguinoso effettivamente, come forse il secondo l'ha sbagliato volontariamente. Il secondo tanto dice, Arci non si ha i crampi. Sì. Sì, ma per fortuna sono crampi. È come un time out in campo. Intanto cambio e andrà a Portannese allora a tirare i tiri liberi. Dovrebbe bella essere bella responsabilità. Bello. Arrivi dalla panchina. Freddo. Freddo. Comunque sono crampi per Arci. Anche se sì, sono crampi. O crampi o forse gli è arrivato col piede sul piede sul probabilmente. Piede, sì. Intanto Portannese ha la possibilità di rimpinguare il suo bottino. Beh, senza nessun merito. Figurati che gli interessa di rimpinguare il bottino in questo momento. Sbaglia il primo. A freddo. Poi rimarranno 10 secondi alla fine. Seconda opportunità per Portannese, 5 punti soltanto stasera, diventano 6. 5 sono i punti di vantaggio tra le due squadre. BJ Elder, 8 secondi alla fine, ci prova da 3 punti e bravissimo, la mette BJ Elder. E tiene aperta la partita, non molla neanche sotto tortura. Attenzione, l'ultimo a toccare è un giocatore di Capodorlando. A 4 secondi alla fine, Trento è alla palla per vincerla. Ditemi che non è vero. Palla che è carambolata sfortunatamente sul volto di Meis. Va bene. Beh, va bene un po' poco direi. Ancora per bisogna Trento, vincerla, bisogna vincerla anche. Va bene per Trento, Trento sicuramente. 4 secondi, Forrai per BJ Elder, ci proverà lui, ci prova Forrai da 3 punti, palla sul ferro, vola nelle mani di Nicevic, la vince Capodorlando, forse meritatamente Antonio, anche se Forrai ha avuto la palla è stata sputata dal ferro. Forse gli dei basket che tu hai chiamato più volte in causa, alla fine mi dispiace dirlo per Trento che ha giocato una signora partita. Grande squadra, ha dimostrato di meritare il primo posto. Nei 40 minuti Capodorlando l'ha meritata. Sicuramente. Grazie Capodorlando ha raggiunto. Sì. Ha raggiunto